Benvenuti a questo collegamento esterno del nostro telegiornale. Oggi siamo in linea con l'avvocato Oreste Scurti, esponente politico di Progetto per Isernia, al Consiglio Comunale di Isernia. Allora, avvocato Scurti, il POS, questo strumento programmatorio della sanità, colpisce in particolare Isernia, la città di Isernia, dove emodinamica praticamente viene accorpata a Campobasso. Vuol dire che praticamente emodinamica non c'è più, non ha più una sua autonomia. Ma non è il problema solo di Isernia, bensì il problema delle aree interne dell'Alto Molise, che a questo punto, senza il riferimento diretto di emodinamica e Isernia, dovranno appoggiarsi su Campobasso. Questo significa superare l'ora per quello che riguarda l'ora d'oro, come viene chiamata dai medici, per il soccorso. A questo punto cresce moltissimo il pericolo di mortalità. Che bisogna fare per mantenere aperta la sezione di emodinamica di Isernia, secondo lei, avvocato Scurti? Come bisogna contrastare questo POS? Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. È evidente che quello di Toma sia un provvedimento politicamente contro Isernia e contro il Molise. Questo è, a mio parere, un intervento politicamente scorretto. Al contrario, insomma, rispetto alla domanda che lei mi ha fatto di direttore, sarebbe stato utile prevedere, pensare anche a un'equipe di più medici che garantisse un servizio 24 ore su 24, non toglierla. Quindi è chiaro che Toma con questo provvedimento, con questo POS secondo Toma, sembra quasi un Vangelo, abbia programmato in maniera del tutto errata, scorretta dal punto di vista sia politico che amministrativo. Che bisogna fare, avvocato, secondo lei, per la sua esperienza anche da avvocato amministrativista? Si Vabbè, prima di può tutto. fare, ora non si può fare ricorso, giusto? Perché Vabbè, non si può fare perché è ancora in non fase è di programmazione, pubblicato. ancora non è stato pubblicato. Sicuramente bisognerebbe proporre. Però la regione ha aperto le consultazioni via web, che è una procedura abbastanza insolita, perché insomma in genere bisogna incontrare i sindacati, gli operatori privati, pubblici. Tutti quelli che hanno interessi nella sanità. Questo non è stato fatto, è stata avviata una consultazione via web. Secondo lei questa maniera irrituale di fare le consultazioni può essere impugnata? Si può fare qualcosa? Che bisogna fare, secondo lei? Sicuramente si può impugnare, bisogna proporre delle osservazioni a questo POS che, come ho già detto, dal punto di vista sia politico che amministrativo, è completamente dissennato. Quindi proporre queste osservazioni e poi impugnare il POS innanzi al TAR, per tutte le ragioni che abbiamo detto, ma emodinamica è soltanto un esempio. Qua bisogna pensare pure a quello che ha previsto Toma per quanto attiene all'ictus emorragico. È impensabile che i pazienti debbano essere trasferiti a Napoli o a Pescara quando qui da noi abbiamo un'eccellenza come Neuromed, che ci salverebbe la vita a passi. Cioè, che senso ha andare fuori e pagare addirittura di più? C'è il caso della fanciulla, era su tutti i giornali di questo periodo, di una fanciulla che ha avuto bisogno di una fanciulla di Isernia, mi pare, che ha avuto bisogno di un intervento urgente che è stato risolto brillantemente presso Neuromed. Allora è chiaro che noi le strutture ce le abbiamo le eccellenze e dobbiamo utilizzare le eccellenze che abbiamo nel territorio, altrimenti tutto quello che è fatto, tutto quello che è stato fatto, come ho già detto, risulta irragionevole, dissennato, incomprensibile. Cioè, io Toma ci deve spiegare, io gli pongo solo una domanda molto più efficacemente. Ci vuole spiegare veramente qual è il motivo di questa scelta? Io non l'ho capito. Se noi chiediamo. Approfitto dello spunto che lei mi ha lanciato per dare una bella notizia, credo che sarà una notizia accolta in maniera positiva da tutti. La ragazza ha subito l'intervento, la fanciulla di cui parlava, perfettamente riuscito, non avrà nessun esito, tornerà la sua vita da adolescente, tornerà come era prima. E questo grazie, insomma, alla bravura dell'equipe neurochirurgica del Neuromed, che è stata mobilitata in 1 o 2 ore. Hanno fatto l'intervento, prima hanno drenato e poi hanno fatto un intervento, insomma, ad altissimo livello. Ce l'abbiamo in casa, le eccellenze, ma questo sembra che non venga compreso da chi sta al vertice della regione. E secondo lei, Scurti, il comune di Isernia che dovrebbe fare? Abbiamo fatto ricorso al TAR per
la bretella Isernia Castel di Sangro, faremo ricorso al TAR per emodinamica, secondo lei o no? Lo so, o facciamo ricorso solo per le Isernia cose? dovrebbe essere, spero sia sensibile rispetto a questo argomento, che sicuramente è notevolmente più importante rispetto all'8-0, l'8-0 sul quale oltretutto non si poteva fare alcunché, si è dimostrato, insomma, questi ricorsi sono stati, il ricorso è stato respinto sia in prima battuta al TAR che poi al Consiglio di Stato. È chiaro che su argomenti così fondamentali bisogna necessariamente intervenire. Proporre delle consultazioni, ma che non siano semplicemente delle riunioni tra politici, ma che siano delle attività effettive che risolvano i problemi della gente. Io spesso sento parlare, ho sentito parlare ormai da tanti anni, da troppi anni, a questa parte soltanto di programmi elettorali che poi non sono mai stati realizzati. Cioè bisogna dare alla politica seguito ed effettività, perché quando si dice taglia i costi della politica e poi tutti si aumentano gli stipendi, è chiaro che ci sono delle cose che non funzionano. È chiaro che quando si parla di sanità sul territorio, insomma, che debba essere salvaguardata, diritto alla salute, ma più di questo io parlerei di diritto alla cura, e poi non si è in grado di potersi curare nella maniera che c'è garantita dalla Costituzione, ci sono dei problemi. Vabbè, Questi sono. io chiudo qui, avvocato, perché dobbiamo restituire la linea al telegiornale, però il comune di Isernia si preoccupa della sanità perché aveva un assessore alla sanità, non ce l'ha più. Chiudiamola così, restituisco la linea alla conduzione del telegiornale. Grazie, avvocato Scutti. Grazie a lei, buona giornata.